attimino. Ciao raga, oggi siamo quasi agli scocci, andiamo direttamente sotto. Spara flashata dalla luce. Moto. Oggi siamo agli sgoccioli perché effettivamente dovremo completare dal punto di vista della costruzione la nostra stanza. Infatti manca solo più il pavimento. L'idea è quella di mettere uno strato di finto parquet, ovvero fatto in PVC, e basta, se tanto vanno per incastro. Al di sotto gli mettiamo tipo una pellicola in plastica, in modo tale che le eventuali montagnine, non so come si chiamino, cose del cemento vengano tutte livellate da questa lastra in plastica. E nulla, l'idea è di metterci al lavoro. Adesso arriverà Fabri e basta. Attenzione, si gioca lui, incredibile, la trota! Piano piano le cose si stanno facendo. Piano piano. Guarda il botto! Allora, per quanto riguarda il parquet, il comunque finto parquet per il pavimento è quasi a posto. Lì mettiamo il battiscopa, gli abbiamo preso di un colore che effettivamente non c'entrano una cippa, però erano nemmeno che costavano, quindi vabbè, tanto chi li vede i battiscopa? Chi li vede? Ci saranno mobili e altre cose, quindi non ci sarà nessun problema. Siamo andati a fare il reso, abbiamo preso il buono del reso e gli abbiamo subito spesi per il battiscopa, e poi dovremo ancora tagliare la porta e fare ancora due o tre lavorini, ma ci siamo quasi. Raga, sono praticamente le 7:30, quasi 8. E per il momento direi che siamo quasi, ma quasi alla fine. Abbiamo ancora rifilato la porta di sotto perché era troppo alta, dato che abbiamo messo il parquet sotto. Secondo me è molto molto carino che mettessi anche a fuoco. È stato un lavoro abbastanza difficile, ma non tanto per dal punto di vista fisico, perché fossero pesanti o altro, quanto più bisognava incastrare una ad una, e se non le incastravi bene forse poi ne partiva, cioè se ne staccava un'altra, quindi dovevi di nuovo iniziare dalla prima. Però tutto sommato ci abbiamo messo poco, cioè l'idea era di un pomeriggio e infatti ci abbiamo messo un pomeriggio. Boh, direi che per oggi possiamo andare a nanna. Beh, oggi è sabato sera, se forse usciamo non fa male a nessuno. Quindi, nulla, ciao! Forse questo codino anche no. Bella raga, ci siamo. In ogni video solitamente dico ci siamo finalmente. Perché effettivamente è così, man mano che vado avanti le cose si fanno sempre più vicine. Oggi ci siamo, iniziamo a spostare qualcosa dalla camera allo studio sotto. Ora vi spiego un attimo, se riesco a metterlo in equilibrio è veramente un campione. Sono un po' storto, ma va bene così. Partiamo dal principio, perché fare un nuovo studio? In poche parole, perché la mia camera era un casino totale, era un disastro, avevo due scrivanie, tra cui anche un mobiletto per mettere altra roba dentro. Quindi in queste condizioni qua non riuscivo neanche più a muovermi. L'unico casino che ho adesso, in questo momento, è il fatto che io devo registrare
registrare ancora molti, tra virgolette, 3 o 4 finali di altri video. E il problema è che li ho iniziati qua, con questo sfondo. E fatto sta che, avendo registrato già l'inizio, così non posso andare nel nuovo ufficio a registrare la fine. Quindi molto probabilmente da questa scrivania qua, per il momento resterà qua. E poi man mano con il tempo, quando avrò registrato tutto, porterò questa scrivania nell'ufficio. Molto probabilmente fine prossima settimana, questa settimana mi organizzo. Io vi saluto, forse ci vedremo ancora in questa clip. Io normalmente saluto sempre, inizio sempre salutando perché non so mai bene come montare i video. Questo sarà un altro problema che dovrò risolvere, un sacco di video da montare legato al nuovo studio e non ho ancora fatto niente. Perfetto. Però vabbè, molto, molto chill, molto tranquilla questo discorso che ho con voi. E penso sarà anche molto soddisfacente vederlo in un futuro prossimo, comunque lontano, vedere tutta questa realizzazione di questo nuovo studio. E nulla, penso anche che possa essere interessante per chi abbia idea di fare una nuova stanza, qualunque cosa, anche per un set di fotografia, qualunque cosa. Allora, ora il problema sta da dove inizio? Non lo so. Vabbè. Ma giusto per spiegarvi un attimo la sito di questo mio vecchio ufficio, entriamo. C'è la mia stanza dove qui solitamente un tempo si va un po' l'idea che avevo, poi adesso sta cosa è un po' abbandonata. Su questa scrivania qua, che vabbè lasciamo stare il casino, c'è tutta la parte di realizzazioni per i tail by drawing, per le copertine, per il montaggio video, per c'è il computer. Per poi passare alla seconda postazione, qua c'è il letto, la seconda postazione tra cui c'è il cavo in mezzo. Il cavo in mezzo infatti devo sempre rischiare di tirare giù la lampada, ma quello è un altro discorso. Comunque questa qua era la mia situazione dove registravo, è solo che appunto dovendoci, sto già per cadere, esatto, dovendoci vivere, questo qua è un po' la situazione da fuori. Siamo nella stanzetta, ma dato che c'è tutto sto casino in mezzo, ho iniziato a prendere qualche mobiletto per riordinare il tutto. È arrivato il primo e ora ci metteremo qua, montiamo. Questa dovrebbe essere la libreria, così metto tutti i manga, libri che ho, tutta la roba, le metto lì. Raga, secondo me è scarico il tavolo. Abitatore scarico, si farà domani. Somehow I woke up out in Beverly, fucked up, smelling like that. Girls impolite in the club every night. That's how it goes when you Hollywood perfect. Allora raga, assurdo, perché mi mancavano due viti della parte finale ed è finito. Cioè è finita la batteria, infatti ora l'ho messa a caricare. Infatti sentite questo rumore? Bene, la batteria che sta caricando. Prima di fare il montato, vedete questo qua, direi che è ottimo. Per montare questo livello qua ci ho messo una vita, infatti ho strappato nelle mani perché ogni singolo pezzo bisogna incastrarlo, ma tipo a forza. Somehow I woke up out in Beverly, fucked up, smelling like that bourbon. But I end up alone, I'm not certain. The girls are polite in the club every night.
Somehow I woke up out in Beverly, fucked up, smelling like that bourbon. Had I end up alone, I'm not certain. Yeah, the girls and polite in the club every night. That's how it goes when you're Hollywood person. Lo ammetto che ci voleva, ci voleva. I walk to you so I can be close to you. It's really simple if you look at it that way. Time that we get by with money we don't know. Pockets empty but hearts are full anyway. Hey, playing like children and love like R&J. You were too good for me but I wanted you anyway. I always loved you over my head, even when you lived alone to make your parents mad. Say goodbye to your old life, turn the page, fall on my bed. I don't care if loving you over my head. Ehi tu, sei triste perché è finito? Tranquillo, aspetta un attimo. Eccotene un altro. E quello? Già è vero, non ti ho detto di iscriverti. L'hai fatto? Beh, io spero di sì. Ciao!